a tutti ragazzi, sono Zanzo, vlog del Romix. Sono in macchina con delle belle persone. Ciao. Paolo Cannone e Sbucci dietro, come al solito. Cosa ci aspettiamo da questa fiera? Di non morire. Ecco, sei il solito. Ci mancano 177 km all'arrivo. Ci siamo fermati a mangiare un panino. Paolo ha mangiato un panino crudo, mozzarella e tovagliolo. E carta. Esatto. Buonissimo. Fra 177 km arriveremo a Roma, sperando di arrivarci a Roma. Toccandoci le palle. Esatto. E adesso vabbè, stacco il video. Sì, perché più che altro c'è un'attacca di batteria. Quindi. Ciao. Allora, anche quest'anno Snitex ci ha portato a mangiare la pizza. No, è vero, quest'anno la temperatura è quasi umana. Una volta era meglio, quando c'era lui le pizze erano più calde. Esatto, l'anno scorso sembrava cotta alla lava, tipo, altro che forno a legna. Ma cosa stai facendo? Perché? Oh, ci tengo la mia igiene, ci tengono a fare tutte le due sgadevole. Di pizza di mortaico. Sembra di stare a casa con un bambino di un anno. Cioè, tu ti sei messo il deodorante al ristorante sulla maglietta. No, bellissimo. Con l'odorante in ristorante. La maglia si pezza dopo un sacco di tempo che stai lì, no? Perché in treno non hai neanche lo spazio per stare così, stare così. Quindi dopo, quando viene a lasciare la pezzata, tutta la maglia si impregna di sudore. Cioè, bisognerà pensare prima alla maglia, perché da lì che passa comunque l'odore. Che spiegazione. Ma si dice tipo di là, posso, esatto, no, io mentre dicevo, voi parlate di stronzate, io e Sbucci stiamo mangiando. Esatto. Degno del miglior Piero Angela. Allora, ragazzi, siamo al Carrefour. Siamo venuti a prendere tipo due birrette, perché stasera ci sono i mondiali di League of Legends. Io e Sbucci vogliamo vederci le partite bevendo una birretta. E Rick ha comprato Un finocchio. Adesso vi spiegare. All'omofobia. Ragazzi, sono le 11 di sera e questo ha comprato un finocchio alla Carrefour dopo che ci ha mangiati due pizze margherite nella... Cioè, guardatelo. C'ha le cose come si deve. Messaggio di sistema, errore carta. Devi cambiare bilancia. Stavo dicendo, dopo due pizze famiglia gigantesche mangiate in quattro, lui è uscito con la frase: oggi non ho ancora mangiato la verdura bisogna mangiarla sempre, e quindi si è comprato un finocchio. Esatto, mangiate la verdura che fa bene. Voi avrete visto un taglio netto da ieri sera alla Carrefour a oggi. Perché? Ce lo dirà lui perché? Perché io dove l'ho lasciata la videocamera? In macchina. Se sono tipo, per me manco c'era questo video. È l'una e un quarto di pomeriggio e io inizio a vloggare adesso. Noi abbiamo fame soprattutto. Esatto. Io sono un bambino affamato. In compagnia di Ferrix e di Alec. Zanzo regala iscritti. Prima era Prazzo, ma Zanzo regala iscritti. Link in descrizione. L'importante è che finisci con Zo. Sì, allora, prima era Brazzo, ma è Zanzo, esatto. Qua c'è un riciclo, poi prima o poi regaleremo pure noi iscritti. Esatto, link in descrizione, troverete il canale di questi due, e soprattutto perché... Avete visto? Reinizierà... Muoviti tu, illuminati. Reinizierà a breve la Skyblock sul mio canale con Alec. Che deve continuare. Che deve continuare. Stavolta finirà. Però ragazzi, proposta. Se volete vengo pure io, nel dubbio. Se questo video raggiunge 1000 like entro mezzanotte. Da buono che Zanzo. 1000 like entro mezzanotte. Sì, ma te che giorno? Perché lo credo quando pubblichi. Quando lo pubblicherò? Skyblock con doppia fisica. Ciao. Cioè, così. Proprio lì. A posto. Ciao. Ragazzi, ma quanto può essere bello? Quanto è bello quest'uomo, ragazzi? Mamma mia. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Lasciate un like se vi siete bagnati anche voi. Non ci hanno pagato. E lo giuro, non è un placement. Non ci hanno pagato, basta. Sembra un video di libri. Sabato del Romix terminato. Io sono KO. Perché io cos'è che facevo? Io mi muovevo con loro, con i big. Però nonostante tutto, tipo, oggi almeno 200 voti l'avrò fatto. Fa male i piedi, fa male le gambe. Qua c'è Rick che beve l'acqua. Stavo dicendo, adesso andiamo a mangiare, probabilmente andiamo a mangiare dove abbiamo mangiato anche l'anno scorso, non lo so. Incredibile, ragazzi, sono in compagnia di Omiator. Ma sei Omiator? Fa culo allora. Niente, ragazzi, siamo qui
con Omiaton, che adesso ci darà la data ufficiale. Ti censurerò nel video la faccia. Ah, hai dato do il consenso a... Esce il video. Esce il video. Dacci una data in cui uscirà il video. Esce il video. Prima di novembre. Ok. Facciamo fine ottobre. 4 pere gli ho fatto Omiaton, 4 pere. Fine ottobre video di Omiaton. Prima. Prima anche, attenzione, si sbilancia. Addirittura prima. Siamo finalmente arrivati a cena, al ristorante. Sono qua con un ospite speciale, attenzione, ospite speciale. Antonello. Ospite speciale. No, è ospite. E lì Antonello. L'ospite speciale. Lore, giusto? L'ospite speciale stasera è lui. Cioè, bravo, lui è Antonello. Al ristorante siamo qua con tutta l'altra bella gente, a vedere. Ok, però adesso ragazzi non spacco più cazzagliati perché vogliamo mangiare. Sono d'accordo. Pepo confermo. Questo è quello che succede quando Mike Sciosha va 1 milione di iscritti e Sasha decide di fargli gli auguri. Fare mangiare quel piccante di là, peggio di un campo di battaglia. Allora, ci siamo lasciati ieri sera al ristorante. Purtroppo. Volevamo fare la chiusura del video, però tempo che io mi lavavo, Sbucci si è addormentato, quindi non abbiamo potuto fare la chiusura. Buon lag. E stiamo andando a Romix, sono le 11:10. Oggi non guido io, ma guida Snitex. C'è qualcuno di peso al culo. Perché tipo c'ho le ginocchia rotte. Sono vecchi io. Ma dai, ce l'ho anch'io le ginocchia rotte. Però guido lo stesso. Sì, ma io ho guidato tipo 24 ore negli ultimi 48. Allora, povera stellina dolce. Dietro c'è sempre Rick. Ciao. Ok. E oggi avremo un trattamento speciale grazie a sti due. Praticamente entreremo direttamente in macchina. Come i Vips. Dentro nel padiglione proprio. Cioè sfondiamo le pareti e entriamo allora dentro. Allora, se non ci trolla buon anno, tutto a posto. Esatto. Ma se ci trolla buon anno, ci sta perché un po' ci comunichiamo. Siamo un po' distro. Scherzo epico finito male in quel caso. Tu non freni nel frattempo. Ah, lo so, freni, okay. Freccia, niente. Vabbè, ce l'ha messa all'ultimo. Sta andando a trovare quella puttana madre. Niente, dai, ci vediamo direttamente quando arriveremo a Romix. Siamo backstage del Romix. C'è una brutta persona che mi dà fastidio. Scherzo epico, speriamo non finito mai. Oh! È più bello dal palco. Super! 125 minuti a uscire. Che top, che benessere. Manca il zombie. Il calletto. Questo schizzacuto qua. Mi spiegate che cos'è il calletto? Risenti i delfini? Minchia, aspetta. No. Oh. Tu li senti? Sì. Sta lì, brutta figlia di puttana di merda. Sta lì il prevedere. Ma in Giappone si ruppi a prezzi. In Giappone, quindi destinano una cosa qua. Quindi sei stato, sono fatto apposta le sbatte sulla capoccia addosso. Niente ragazzi, Romix ufficialmente terminato. È lunedì, sono le 13:25. Io sono partito alla volta di Milano da solo, purtroppo. Avrò un bel 6 ore e un quarto, 6 ore e mezza di macchina da solo. Romix bellissimo, grazie a tutti quelli che si sono fermati a parlare con me, a farci una foto, una firma, ma queste sono cose scontate che ogni volta ripeto, però che comunque pur essendo scontate sono molto importanti da dire, perché è grazie a voi se tutto questo esiste, se io sto vivendo tutto questo. Ringrazio anche Stefano, quindi Sbucci, Snitex, Rick, i miei compagni di casa in questi 4 giorni a Roma. Lasciamo Roma con un po' di malinconia nel cuore, però non come magari l'ultima fiera dell'anno, ma so che fra 10 giorni ci rivedremo ancora tutti insieme, quindi sono solo 10 giorni, ecco, non magari 3-4 mesi. E niente, io vi ringrazio, se questo video del Romix vi è piaciuto io vi invito a lasciare un bel mi piace,
un commento scrivendomi quello che secondo voi è stato il Romix, quello che per voi è stato il Romix. Iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto.